Grazie a Claudio Lo Console, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, e Irene Galletti, coincidenza anche lei di Cascia, la consigliera regionale, abbiamo affrontato la questione della dell'ecoambiente perché la regione toscana si assuma l'ultimo tassello, l'ultima parte di responsabilità per l'annosa vicenda di questo sito che è sotto sequestro dal 2006. Sono state fatte delle bonifiche, l'ha fatta la Teseco S.P.A. che doveva ancora ricevere 600.000 euro dalla provincia, i soldi venivano dalla regione, questi soldi sono stati sbloccati grazie proprio a una mozione del Movimento 5 Stelle che ha fatto in modo che questi soldi della regione arrivassero alla Teseco, diciamo in modo tale che anche il personale della Teseco avesse un futuro, ma soprattutto oggi chiediamo l'ultimo impegno per la regione toscana perché la vicenda non è ancora chiusa, non è finita. Questa bomba ecologica ambientale che è l'ex sito di Deco Industria, che presenta una quantità di rifiuti speciali, quelli appunto che la Teseco all'epoca avrebbe dovuto trattare, è veramente elevata, con delle gravi criticità, quali la possibilità di incendio o esplosione anche dei prodotti che sono lì, e il contenuto di un fusto che è ancora presente, che a noi è sconosciuto. Sappiamo che ci sono state già delle infiltrazioni e dei percolamenti di alcune sostanze all'interno del terreno, c'è da capire, e vogliamo che la Regione Toscana si impegni in tal senso, con dei carotaggi o con degli interventi di monitoraggio, quale sia l'attuale situazione del terreno, delle falde acquifere sottostanti che non insistono naturalmente solo su Santo Stefano a Macerata, ma che probabilmente coinvolgono anche i comuni limitrofi. Si parla di Pisa, che è lì vicino, che ha già tutte le criticità che conosciamo con l'inceneritore di Ospedaletto. Quindi una situazione veramente esplosiva, va avanti da 10 anni e lasciata allo stato attuale sicuramente non migliorerà, ma continuerà a rimanere come una bomba che pende sulla testa dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello, prima di tutto, di bonificare questo sito grazie alla collaborazione dei nostri consiglieri regionali in Regione Toscana del Movimento 5 Stelle. E d'altra parte invece molto ma molto importante è quello di restituire Santo Stefano a Macerata all'intera popolazione. Come? Sicuramente il Comune giocherà un ruolo molto importante proprio per la destinazione d'uso di questo luogo qui, ma oltre verrà indetto un concorso di idee per far decidere all'intera popolazione, ovviamente con un occhio di riguardo agli abitanti di Santo Stefano a Macerata, per il posto. È chiaro, un'altra cosa molto interessante e importante è il nostro piano di trasporto pubblico tra le frazioni, che permetterà di arrivare in questo posto un po' lontano dall'asse viario, dall'asse della Tosco-Romagnola, permetterà a tutti i cittadini di usufruire di questo luogo restituito alla città.